È stata una bellissima serata dedicata a questi 100 anni di calcio a Vertova, ai 100 anni della GS Vertovese che fanno un po' parte di te e della tua famiglia, che credo che questo sia un po' la forza, è il segreto della longevità di questa squadra. Sì, assolutamente. Il segreto, sicuramente avere la famiglia alle spalle e tutta la gente che poi tra l'altro è intervenuta questa sera, sia un orgoglio nostro, sia appunto ci danno la possibilità di, nel quotidiano di poter portare avanti quella che è un'attività importante come quella di un gruppo sportivo di oltre 100 persone, 100 atleti, 100 volontari. Quindi penso che grossi segreti non ce ne siano, se non quello di avere tanta passione e tanta gente che ti aiuta e ti segue. Una sala piena, tutti a celebrare dei ricordi che questa sera sono da questa sera sul libro stampato. Sì, l'idea del libro è stata proprio questa, quella di poter tramandare e ricordare quelle che sono state le persone importanti per questa società. La sala piena è stato veramente qualcosa di incredibile. Che ci riempie d'orgoglio, insomma, quindi vedere tutti qui e poter parlare di quella che è stata la Vertovese, della storia della Vertovese, è stato qualcosa di bello ricordare questi 100 anni che per un piccolo paese come Vertova, insomma, è motivo di vanto. Qual è stato il momento più emozionante di questi tuoi anni all'interno della Vertovese? Beh, anch'io come sia mio padre, come mio fratello, con scarsissimi risultati sportivi, prima ero giocatore. E adesso insieme appunto alla famiglia gestiamo il gruppo sportivo Vertovese. E il momento sicuramente più emozionante, adesso che non sono più giocatore, è la promozione che è stata inseguita per alcuni anni e il giorno in cui siamo riusciti a ottenere appunto la promozione in eccellenza, quello è stato veramente il coronamento di tanti sforzi, tanti sacrifici. E come prima squadra appunto ricordo quei momenti lì, quel momento in particolare, ma anche vedere i ragazzi raggiungere l'apice dei tornei provinciali ed accedere quindi ai tornei regionali è qualcosa che ci inorgoglisce molto. Questa sera avete strappato anche una mezza promessa per quanto riguarda la prima squadra e questo campionato di eccellenza che deve tornare a Vertova. Assolutamente sì, è un discorso che col Comune abbiamo aperto tempo fa, il progetto esiste. Sicuramente conosciamo tutti bene il periodo storico e quelle che sono le difficoltà di un progetto simile, però stiamo facendo squadra da ormai un anno, quindi l'intenzione da parte di tutti c'è e vedremo di portare a termine appunto questo obiettivo che ci siamo posti tutti. Lo dico io, buon compleanno Vertovese. Lo diciamo insieme, buon compleanno Vertovese. Ingegner Testa, 100 anni di calcio a Vertova, riassunti in un libro, un ricordo tangibile, scritto, che resti nel cuore di tutti quelli che hanno voluto bene e vorranno bene a questa società. Beh, direi di sì, direi che è un caleidoscopio di emozioni, di personaggi e di situazioni che devono insegnarci. Dobbiamo ripensare un po' anche ai tempi passati, quindi noi siamo quelli oggi, ma grazie anche alle persone che hanno fatto la storia della Vertovese. È stato un lavoro difficile, lungo, distillato ogni parola. Però alla fine credo che il risultato l'abbiamo ottenuto e spero che sia un libro che possa emozionare il lettore. Sono scintille di vita, scintille di situazioni. In inglese la parola scintilla è spark, come dire, oh, che bello quando vado a leggere certe cose, certi commenti. Ed è quello che io mi auguro. Credo che il nostro sforzo deve trovare proprio un apprezzamento. Per il fatto che abbiamo cercato di non fare la cronaca, ma di far rivivere le emozioni di personaggi e dovremmo sicuramente imparare da loro e tenerle e farne tesoro. Qual è il segreto di questa longevità? Ma il segreto della longevità, secondo me, appartiene un po' alla cultura del paese, cioè il paese di Vertova, ero sindaco, per cui i miei cittadini li conosco bene, quindi la longevità è basata sul fatto che vogliamo mantenere quei valori e vogliamo mantenere anche viva quello che è la nostra cultura, le nostre esperienze,
e fare in modo di trasformare, come dicevo anche nella presentazione, le difficoltà in opportunità. Io credo che nel momento in cui facciamo diventare le difficoltà opportunità andremo sempre avanti. Non poteva mancare il sindaco alla celebrazione di questo 100 anni della AGS Vertovesi, un traguardo molto importante della società di casa. Traguardo molto importante anche perché ho giunto con parecchi risultati sportivi e dove non è mai mancata anche la volontà dei cittadini nel seguire la squadra e soprattutto anche di tutti i presidenti che si sono succeduti, dove, come ribadisco, il fare il presidente oggi vuol dire fare dei sacrifici enormi a livello economico, e quindi tanto di cappello a Guerini Amabile, ma a tutti quelli che sono passati prima di loro, i Maffeis, i Paganessi, chiunque sia, abbia il Bernini, se è vero, io ho giocato appunto in quegli anni dove la presidenza era di Bernini Severo. È tutta gente che per il calcio ha dato tutto e quindi siamo arrivati a questo punto. L'unico cruccio adesso è il campo, che però purtroppo ci sono delle priorità, e però non abbiamo lasciato perdere il progetto. Qual è il problema del campo? Il problema del campo è che, essendo in una posizione in fianco al serio, quando si trapianta l'erba va bene fino ai primi freddi. Dopodiché, se si giocano due partite nel giro di una settimana, comincia ad avere dei problemi. Quindi abbiamo il progetto, difatti è un progetto di un campo in erba sintetica e con spogliatoi nuovi e tutto quanto. Però, come ripeto, il problema del campo adesso sono i soldi che mancano e speriamo di riuscire. È una mezza promessa quella di stasera. Ma la promessa, anche la mezza promessa sì, ma ne avevamo già parlato, ci siamo incontrati una decina di volte con i Guerini e di conseguenza, anche perché a noi sta a cuore la cultura, lo sport e tutto quanto può trattenere i ragazzi a Vertova, perché, come dicevo prima, per me oltretutto lo sport non è solo un veicolo di divertimento, ma è quello che poi ti forma e poi nella vita che viene dopo lo sport, quindi quella lavorativa, quella familiare, riesce a formare persone che, uomini, veri uomini. Ho un'ultima battuta, un'altra celebrazione, perché non ne abbiamo parlato ancora nel corso di questa serata, ma oggi è stato presentato anche un annullo filatelico da parte di Poste Italiane. Anche questo è un piccolo orgoglio di Vertova, insomma, essere all'interno di questo annullo con il logo della Vertova. Allora, noi ne abbiamo parecchi di orgogli a Vertova, tant'è vero che il francobollo, ma non solo, per noi è un orgoglio anche la Val Vertova e l'essere riusciti a gestirla nel modo in cui siamo riusciti, grazie soprattutto ai miei collaboratori, perché sono loro, il fulcro dell'amministrazione sono i miei collaboratori, perché sono molto bravi e crediamo di aver fatto un ottimo lavoro e quindi il francobollo un ulteriore orgoglio, ne abbiamo parecchi noi di orgogli qui, anche questo è un orgoglio di Vertova, questo sito dove ci troviamo adesso, e grazie anche a tutti quelli che si danno da fare come volontari, perché soprattutto adesso le amministrazioni hanno bisogno veramente di volontari in tutti i settori. Direttore sportivo di questa GS Vertovese, un ruolo importante per una società che si dimostra sempre ai vertici del calcio lombardo, l'hanno dimostrato anche i tanti interventi che abbiamo sentito questa sera. Avevi ragione, non è facile, diciamo che il nostro percorso con la famiglia Guerini è abbastanza snello, perciò diventa, quando tu hai contatti diretti con la proprietà, penso che anche lavorare, fare un campionato di eccellenza, ambito calcistico, penso che oggi, al di là dell'aspetto sportivo, sia importante proprio l'aspetto economico, l'aspetto strutturale. Noi su certe cose un po' manchiamo, però faremo di tutto per mantenere la Vertovese in eccellenza. Io prima vi ho definito una grande famiglia, credo di non aver sbagliato, forse è questa la forza.
Sì, hai detto giusto, perché io lavorando anche con Mauro, Luca e Amabile, tutti i giorni, sai, lunedì dopo una sconfitta o dopo una vittoria ti confronti continuamente. Penso che sia un po' il segreto di quello che stiamo facendo. Alla serata dedicata ai 100 anni di Calcio Vertova, anche Lara Magoni, sì, assessore regionale, ma anche delegato del CONI, credo che sia importante avere sul territorio della Valle Seriana una realtà così importante che fa calcio da così tanto tempo. La longevità è la caratteristica principale di questa realtà, ma soprattutto unita alla grande qualità. Ma senz'altro sono fortemente emozionata perché si parla di 100 anni di storia. 100 anni di storia dove hanno transitato migliaia di ragazzi che hanno avuto la grande opportunità di volare lontano, di raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni. Dietro a 100 anni ci sono anche tanti volontari, tanti mister, tanti sponsor. Tutto quello che c'è dietro il calcio, dallo spogliatoio al gol in campo, al rigore, alle sconfitte e alle vittorie. Essere qui stasera è veramente per me un onore perché la Vertovese si è ritagliata un posto in eccellenza e di conseguenza con una visione regionale molto importante. Quindi non una piccola realtà di provincia, ma una visione regionale. E 100 anni di stasera attraverso questo libro meraviglioso ne sono probabilmente la conferma del valore che ha questa bella società. La forza delle realtà sportive bergamasche non solo, è anche la familiarità. La Vertovese in questo senso coniuga davvero questo tipo di caratteristica, il padre presidente, il figlio direttore generale, insomma è una bella unione anche familiare. Assolutamente, credo che non ci sia nulla di più bello che crescere insieme in famiglia e lo sport penso che sia l'essenza più bella dove ci fa comprendere che solo insieme, uniti e per mano possiamo essere vincenti. Quindi auguri al presidente, al figlio e viva la Vertovese. Nicola Lavici, anche te presente questa sera per i 100 anni di calcio a Vertova, una realtà davvero molto importante della Valle Seriana e soprattutto che riesce ad unire quella che è una categoria importante come l'eccellenza ha un grandissimo settore giovanile, insomma una realtà sana. Sì, è una società storica, importante per la nostra provincia e soprattutto per la nostra valle, ben gestita da tanti anni dal presidente Guerini, e dal direttore Gianandrea Bortolotti e i figli di Guerini che sono presenti in società. Sono stato invitato, sono venuto molto volentieri, anche perché poi a parte il mio ruolo in federazione, sono anche della Val Seriana, per cui ci tengo particolarmente alle società vicine dove sono nato, per cui molto bene quello che hanno fatto in questi anni, ma ricordiamoci che è una realtà che c'è da 100 anni, insomma. È una realtà che c'è da 100 anni, vediamo qui questa sera la sala piena perché dietro ci sono volontari, ci sono sponsor, ci sono tante persone che collaborano e anche questo è il fulcro, è davvero il fiore all'occhiello di tutte le nostre realtà sportive. Ma è la forza dei club della provincia di Bergamo, sono chi li gestisce e tutto il volontariato che ci sta dietro. Con la federazione abbiamo toccato veramente con mano i miracoli che fanno, soprattutto che hanno fatto in questi anni con la problematica del Covid, adesso hanno anche il problema dei costi dell'energia che sono sparati alle stelle e per gestire un impianto sportivo si fanno sentire, però come hanno superato tante battaglie sicuramente supereranno anche questo. Le realtà sportive del nostro territorio fanno anche tante battaglie relativamente ai campi. La Vertovese è una di queste, purtroppo deve giocare le partite in casa a Cologno al Serio. Credo che anche a livello di federazione siate vicini a questo tipo di realtà che devono fare sacrifici ulteriori per far giocare la loro prima squadra. Sì, purtroppo la Val Seriana anche a livello geografico più specie si alza e più c'è difficoltà di costruire degli impianti sportivi importanti, anche se ad esempio a Casnigo è stato fatto un investimento e un lavoro molto, molto, molto importante che sicuramente negli anni darà dei risultati. Io penso che anche a Vertova si possa fare, sicuramente nulla verrà lasciato al caso. È chiaro che la federazione se può dà una mano, però è molto importante che anche i campi siano all'altezza e vengano omologati, perché poi ricordiamoci che ci sono problemi di sicurezza, ci sono problemi di affidabilità e su queste cose non bisogna scherzare, per cui
ma io penso che l'Avertovese il problema del campo in prospettiva lo risolverà senz'altro. Giallauro Bellani, una serata importante, un compleanno importante per una realtà altrettanto importante della nostra Lombardia. Beh, Elisa, devo dirti che questa è stata una serata veramente emozionante. Partire dal 1922 e arrivare al 2022 è stato fatto tutto veramente professionalmente, emozionante, ripeto, spettacolare. Mi ha fatto ritrovare quelle emozioni che ti danno solo le partite di calcio, quegli uomini e quei dirigenti che fanno delle società grandiose come la Vertovese, che dopo 100 anni con la famiglia Guerini è ancora in prima linea per cercare di rendere la Valseriana sempre importante, come ci ricordiamo l'Albino Leffe, come ci ricordiamo l'Alzano Virescit, e quindi dobbiamo dire bravi e grazie a tutte quelle persone, sia col volontariato sia chi invece ci mette anche qualche euro, fa sì che lo sport sia sempre in prima linea. Sul palco hai voluto ricordare anche l'aiuto da parte proprio anche della federazione, del presidente Carlo Tavecchio in prima persona, a questa realtà, perché come le nostre famiglie, come tutti noi, ci apprestiamo a vivere un inverno davvero faticoso. Oltre che mettere mano al portafoglio, i nostri presidenti non dimentichiamo mai che fanno del sociale. Aggiungo che il presidente Tavecchio è a Roma 3-4 giorni alla settimana, sta cercando in tutti i modi per avere dei ristori e soprattutto trovare dei finanziamenti dico dall'INI, perché è la nostra società più vicina di fornitura, bravissima, e cercheremo di far sì che anche le società dilettantistiche abbiano questa forza di portare avanti ancora il calcio con dei finanziamenti agevolati e con delle forze che anche lo Stato deve ricordarsi, che senza il sociale non siamo una società.